Buonasera, in questo video assisterete alla dimostrazione di un'endoscopia nasale fatta ad un paziente che qui afferirà tra poco il mio ambulatorio. Ma prima di farvi vedere l'esame, l'esecuzione dell'esame stesso, voglio un poco mostrarvi le apparecchiature. Prima di tutto uno strumento fondamentale che è l'endoscopio. Per l'endoscopia nasale si utilizza un endoscopio rigido del diametro di 4 mm con un taglio in punta di 30 gradi. Questa visione leggermente angolata verso l'alto ci permette di eseguire un esame completo, di visualizzare anche le parti più recondite, più nascoste della parete laterale del naso, senza dare pressoché nessun fastidio al paziente, come potrete vedere tra poco. Vicino alla colonna endoscopica voglio farvi vedere più o meno l'attrezzatura che utilizzo. Questa è una telecamera mono CCD che si aggancia con il suo obiettivo all'ottica rigida. Questo è un cavo a fibre ottiche che conduce la luce, che servirà per portare illuminazione all'ottica stessa, che si aggancia alla parte in basso. Ecco, così l'apparecchiatura, l'endoscopio è pronto per funzionare e quindi per essere utilizzato per eseguire l'esame. Dopo di ciò passiamo alla preparazione del paziente. Su questo batuffolino di ovatta sarà applicato un decongestionante nasale e un anestetico locale per uso topico. Questo ovatta sarà inserito nella narice del paziente per circa 3-5 minuti, poi quindi procederemo all'asportazione dell'ovatta e all'esecuzione dell'esame vero e proprio. Introduciamo l'endoscopio prima nella narice di sinistra, vediamo il turbinato inferiore, il setto nasale. Sente fastidio? Un frumicolino. In voi? Vediamo lì la tuba, il rinofaringe, l'ostio della tuba. Andiamo quindi sopra, andiamo a vedere il turbinato medio con la sua curvatura fisiologica, il processo uncinato e quindi la regione del meato medio, e come ultima parte andiamo a vedere in alto la fessura olfattiva che appare libera. Entriamo nell'altra cavità nasale, lingua fuori per cortesia, sempre superiore ancora, per pulire l'ottica dalle secrezioni. Ancora. Ancora. Ecco. Una deviazione in basso del setto nasale, anche qui il turbinato inferiore. Sente fastidio? No. Ecco qua. Facciamo ingoiare, in voi, vedete la vostra della tuba che si apre, torniamo indietro, andiamo a visitare la regione del meato medio, turbinato medio, ascella del turbinato medio, processo uncinato, quella è la regione delle fontanelle, vedete che c'è anche lì. Eccolo lì, un ostio accessorio dal quale esce un po' di secrezione. E per ultimo la fessura olfattiva. Ha sentito fastidio? No. Bene, l'esame endoscopico è concluso, la paziente ha avuto un comfort veramente ottimale, non ha avuto alcun fastidio. Questo video penso che sia importante perché abbia dimostrato come un esame che dia poco di sconforto al paziente ci permetta di ottenere diagnosi veramente, veramente precise. E quindi ritengo che sia veramente imprescindibile nella diagnostica delle patologie nasali, anche al fine poi di programmare un'opportuna terapia. Grazie per l'attenzione.